Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata della Regola dei Tre. Io sono Italo e oggi parleremo di Tower of God, l'anime del momento. Già si parla di come sia bellissimo, sopravvalutato o non fedele al webtoon, per cui vorrei spiegare perché secondo me nessuna di queste definizioni è quella che descrive meglio i primi episodi. Prima di cominciare vi ricordo come sempre che ci trovate anche su Instagram a.m.ita e su drcommodore.it, di cui gestiamo la sezione anime e manga. Mi trovate anche il giovedì alle 15, il sabato e la domenica alle 17 sul canale Twitch Anime Tea Time che condivido assieme al buon Giaggio. Infine, se volete supportare il progetto Anime e Manga Ita, esiste il nostro Patreon. Tutti i link sono in descrizione. Ma ora bando alle ciance e che i giochi comincino. Bam è un ragazzino che decide di scalare una misteriosa torre per ritrovare l'amica Rahel. La leggenda dice che chi riesce a raggiungere la cima potrà esaudire un proprio desiderio, ma per arrivarci bisogna essere sottoposti a dei test spesso mortali. Un inizio più vago e forzatamente misterioso è davvero difficile da trovare. Lo spettatore viene immediatamente catapultato in un'ambientazione di cui non sa niente, governata da regole che non conosce e che, per mantenere questa atmosfera di mistero, gli vengono spiegate solo a tratti. Non c'è una vera introduzione neanche per il protagonista, che viene posto davanti alla prima prova senza sapere più di quanto ne sappiamo noi. E vedete, qui risiede un primo problema: il ritmo. Nel webtoon vengono occupati 4 capitoli per sbrogliare questa situazione estremamente confusa, ma il ritmo della narrazione è piuttosto lento. Lo scontro tra Bam e l'anguilla gigante infatti è breve, però viene costantemente intervallato dalle voci pensiero di Evan. La frenesia dell'azione viene così interrotta e riordinata per far calare il lettore all'interno degli avvenimenti, organizzando una struttura narrativa che dà molta più importanza al dialogo che al combattimento. Con l'anime, però, una cosa del genere non puoi farla. Se nel fumetto puoi permetterti una forte verbosità anche nei momenti dedicati all'azione, nell'animazione dare a determinati avvenimenti una durata maggiore di quella che dovrebbero avere vorrebbe dire allungare il brodo fino alla noia. Già in tanti si sono lamentati di alcuni tagli subiti dalla storia, ma per come funziona il linguaggio cinematografico, in alcuni casi sono addirittura necessari. Il primo episodio, ad esempio, è impostato in maniera completamente diversa rispetto al webtoon. Pur mantenendo la stessa struttura, il ritmo cambia. Tutti i punti in cui la narrazione si rilassa vengono rimossi per offrire un'esperienza che si concentra sulla forte confusione a cui accennavo precedentemente. Se lo spettatore non può capire quello che sta succedendo, mantenerlo in questa condizione per più di 24 minuti potrebbe portarlo a perdere interesse e passare ad altro. Per questo, il ritmo subisce opportune modifiche che gli consentono di acquisire la giusta velocità utile a tenere alta la soglia dell'attenzione e continuare a presentare elementi possibilmente coinvolgenti. Non è che alcuni avvenimenti accadono prima o dopo perché lo sceneggiatore girava così. Quando adatti un'opera ad un altro linguaggio, devi tenere conto di come funziona. E il ritmo della confusione, in questo caso, non è certo la lentezza condita da voci pensiero. Prima di dire che è veloce, cercate di capirne il motivo. Di per sé è un'introduzione ottima, che oltre a scorrere alla perfezione, riesce anche a far nascere tutte le domande necessarie a rimanere interessati. E in questo senso sono stati anche fatti dei passi in più, con scene e dialoghi aggiuntivi che mettono ulteriormente l'accento su personaggi secondari e su alcune caratteristiche della torre, come la presenza di un re. Quando inizia il secondo episodio, la confusione fa quindi spazio alla curiosità, costantemente alimentata dalle sporadiche informazioni disseminate qui e lì. So che alcuni potrebbero essere scoraggiati da questa pratica, ma per come la vedo io è un modo piuttosto interessante di costruire l'ambientazione. Anche se i test si svolgono al suo interno, noi sta torre non l'abbiamo mai vista. Non sappiamo nulla di ciò che riguarda l'esterno, ed anche laddove i comprimari si mostrano pieni di informazioni in merito, l'ignoranza del protagonista getta ulteriori dubbi. Spesso molte storie che si prefiggono di portare avanti un mistero intricato e complesso collano sotto il peso delle spiegazioni, ma Tower of God porta avanti il suo enigma attraverso l'ambientazione. Ogni piano mostra sottilmente un qualche indizio, aprendo allo spettatore nuove possibilità di ragionare su ciò che sta succedendo. Perché la narrazione, dopo tutto, non si ferma mai. Finito un test ne comincia subito un altro, ed anche nei rari momenti di stacco, i dialoghi dei personaggi sembrano concentrarsi su cose che il protagonista e lo spettatore non conoscono ancora. Non spiegare niente della torre
paradossalmente, è il modo migliore per spingere chi guarda a volerne sapere di più. Ed è anche uno dei motivi per cui Bam, all'inizio, è un personaggio quasi vuoto. A parte il morboso attaccamento nei confronti di Rahel, non ha praticamente nessun'altra caratteristica. È totalmente ignorante riguardo ciò che sta succedendo, reagisce praticamente per istinto e gran parte delle sue azioni sono collegate esclusivamente alla ricerca dell'amica. Sembra quasi che non abbia una sua personalità, come se non riuscisse a vedere la sua natura di individuo. Ed infatti sono i personaggi che incontra a definirlo. Nei primi tre episodi, la crescita del protagonista è filtrata attraverso gli occhi dei comprimari, che vedendo il suo aspetto così semplice, sono attratti dall'atipicità della sua presenza. Prendiamo l'ex genero di Maradona e Alessandro Rack. No, Italo, non sono questi. Ma come no? So questi due, imbecille. Ah, eppure... mi sembrava così reale. Vabbè, questi due, insomma. Inizialmente sono attratti verso Bam a causa della spada a marzo nero, ma in poco tempo capiscono che comunque non è proprio quella che si definirebbe una persona comune. E grazie ai loro interventi, il protagonista inizia a sviluppare determinate caratteristiche che prima non aveva, come l'ingegno. È più importante questo tipo di fedeltà rispetto a quella legata alla trama. L'anime, dopotutto, non deve essere un surrogato del prodotto originale o qualcosa che può sostituirlo. Deve essere una valida alternativa, e agli occhi di uno come me, che ne ha da poco iniziato la lettura e non ne è stato così colpito, l'anime di Tower of God lo è. Riguardo al comparto tecnico, personalmente sono molto soddisfatto del character design. Talvolta appare eccessivamente semplice, ma il lavoro fatto presumibilmente in post-produzione sui volti dà alle linee un senso di discontinuità ed ampiezza che, almeno per come la vedo io, arricchisce i personaggi pur non modificando il livello di dettaglio. Mi ha ricordato molto il recente Tiger Mask W e il film sudcoreano I Just Live in Bando, che pur non avendo scene di grande complessità tecnica è comunque molto suggestivo da vedere. Ed infatti Tower of God non è una serie che brilla per il livello d'animazione, però c'è anche da ammettere che non risulta praticamente mai inguardabile o imbarazzante da vedere, che è già qualcosa. Una nota finale: in questi primi tre episodi non è successo niente, ma proprio niente di niente. I primi test si risolvono fondamentalmente in pochissimo tempo, senza offrire qualcosa di più corposo o prolungato. Eppure, ci sono già tante cose potenzialmente interessanti. Basta guardare un po' oltre. Il video finisce qui. Come avrete potuto capire, per me, allo stato attuale delle cose, Tower of God è promosso. È una visione che continuerò, sono rimasto abbastanza soddisfatto da questo adattamento e credo che si possa definire una valida interpretazione del materiale originale. Sì, ok, hanno tagliato dei dialoghi importanti, non ci sono alcune scene, ma chi se ne frega? Se dietro c'è un criterio e in ogni caso l'opera riesce a passare gli stessi messaggi con la stessa efficacia, perché deve importarvi così tanto della modifica di un evento? Non è più la storia che avete letto, è un'altra cosa, ha un'altra vita, un altro linguaggio, un altro metodo d'espressione. E non la dovete valutare nella stessa maniera in cui valutate l'originale. Questi discorsi sono davvero triti e ritriti. Io mi sono anche stancato a doverli ripetere ogni volta. Però io vedo tante persone rovinarsi un'esperienza perché devono per forza filtrarla attraverso ciò che già conoscono. Però ripeto, l'animazione non è il fumetto, a maggior ragione se si parla di un webtoon che utilizza il linguaggio in maniera ancora diversa rispetto a quella di un fumetto tradizionale. E niente, spero in ogni caso di essere riuscito a spiegare perché secondo me non è né sopravvalutato né comunque un capolavoro, che obiettivamente già gridare al miracolo dopo tre episodi in cui non succede niente è un po' esagerato. Però notare il fatto che può essere interessante perché presenta degli elementi intriganti, ecco, non è una cosa così impossibile da fare. Detto questo, vi invito a lasciare un like e un commento per farmi sapere la vostra, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo ad un prossimo appuntamento. See you, Space Cowboy! Comunque, a me un dubbio mi è venuto.
Ma perché un'intera società dovrebbe bere solo bibite alla banana?